Arrivati a Teseu. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero. Tue scarpe fradice, a chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare ma una bugia da sciogliere, a chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto. Aspettative? Stancarmi il più possibile e poi riuscirai a vivere ancora dopo essermi stancato. Divertirmi un sacco, imparare cose nuove, stare bene in gruppo, avere feeling con il mio cammello. Ok. Più o meno questo. Bene. Grazie. Ma spero di trovare una giusta dimensione per poi tornare a casa con più spirito, con più grinta. E qualunque cosa arrivi sarà benvenuta. Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Prima di non essere da sola, prova a pensare se stai bene tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che schiuda tutto quello che succederà in questa settimana. I due sassolini sono due rognette del lavoro, ecco, che ho lasciato a casa, quelli lì li lascio qua. Tutte le preoccupazioni che ho chiaramente del lavoro, che sono prettamente materiali, che riguardano me ma anche i miei dipendenti, per cui ho una doppia preoccupazione. E anche il dubbio se dopo a questa mia non giovane età è giusto che abbia fatto quello che ho fatto, arrivare qua in queste condizioni, diciamo, no? E quello che ho messo dentro qua rappresenta qualcosa di morto, che è secco, e qualcosa di che stava nascendo e che nascerà. Per cui è una speranza questo viaggio. Io lascio qui un po' le aspettative sulle mie capacità fisiche di affrontare questo viaggio. Io sono in conflitto, perché avevo preso la terra e le piante, che sono state il mio substrato di vita per fino a 50 anni. E lasciarlo andare non ce la faccio, per cui me lo tengo, questo progetto.
eccola qui, l'importante momento della raccolta della legna per il fuoco. Hola, sì. Tutte le benvenuta. Viene da una colonia spagnola. Pure. Allora, vediamo il pane. Questo è il fuoco che serve per fare il pane. Preparando quella la pasta per il pane. Buongiorno. La pasta per il pane? Ah, il schiuglio in qua che poi raccogliamo noi. Sì. Buongiorno. Ciao, come è andata di là? Faccio il gustatore. Ai. A cauce do... Ah, to vien sono molto bene. È ancora viva? Sì, cammina. Io ho avuto da raccontare, perché si sa di no? Vuoi dire, a farmi un salutino? Lei ha fatto sfera per capire. Ha tannevi lei, norma. Dai, non c'è rotto un cebo, letto? Fai altro pane? Altro garmasci? Altro garmasci, wow. Mezzogiorno. Ah, ecco. Vuole bene, con la sabbia qui si fa tutto, con la sabbia si fa tutto, è come il mare. È vero, no? Ma perché fa questo? No, per pulire bene. Chiaro che poi vai a Treviso e ti viene voglia di aprire una pizzeria da sporto. Vivere è passato tanto. Due mani, sto scavando bollette. È un ricordo senza tempo. Vivere un po' come perdere tempo. Vivere sorridere. Chi lo prende su così? Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere dei guai. Così come non hai fatto mai. Sono le 8:15. Sempre meglio. Non sento le mani di qua. Oggi non ho tempo. Oggi voglio stare spento. Non vuoi venire? Questa è la cosa più difficile da fare. Non le prendere. Catastrofe.
Assomigliamo in effetti. Lo cucinano da sotto. La parte sopra cucinano prima della parte sotto. Perché c'era la brace anche sotto. Sì, lo so, però. Il pane. Il pane. E non essere mai contento di vivere. Ah, Garmashi, ah, Garmashi, ah. Garmashi. Ah, Garmashi, ah, Garmashi. Garmashi, Garmashi si chiama. Garmashi. Garmashi. Garmashi, Garmashi. 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 Buono Garmashi, Garmashi, ottimo. Ottimo. Ottimo, ottimo. Parto. E se, scusatemi un attimo, ma se no, c'è una cosa che non funziona. Perché tu sei partita col piede sinistro e tu col piede destro. Appoggiandoti. Io non devo. No, io ho messo il piede dove c'era la scala. Non abbiamo già iniziato. Dobbiamo comunque fare sui. Ovviamente lui ha alzato. Okay. Aspetta un po'. Scusa, io vado così, fa passi piccoli. È stato un maggior lavoro di introspezione quasi immediato e quindi anche una maggior precisione, cioè una consapevolezza diversa nel passo, quindi sono diventato più preciso in quel momento. No? L'altro, nel senso che devi esattamente seguire l'altro e quindi c'è una fiducia totale e un'accettazione totale dell'altro e in più non puoi metterci niente di tuo perché devi seguire con, secondo quello schema, quindi un'accettazione di un principio, di un'autorità, di una legge. Per me poteva essere un esercizio di ogni giorno. Avete notato che quando avete detto bravo a Fabio, Fabio ha subito aumentato il passo, sì, è lì sì, che, sì, ha, vero. Infatti che, ha, che è scappato. Succede anche in maratona, quando passo bravo bravo, sto passando. Continuare a parlarci e anche scherzare, a me per esempio faceva sentire che eravamo sereni, certo. E la serenità voleva dire che stavamo facendo una cosa buona. Ma per me è cambiato perché se puoi parlare, man mano che vai avanti, senti le eventuali critiche, se invece non puoi parlare... Tutto più l'importanza del allora, dopo quando mi ci fermiamo c'è il voto. Della serie allora, in gioco si fa attento. Duro. Tu non hai mai pensato che ci fossimo fermati? Ho avuto il dubbio, volevo dire, ma se mi tiravo perdevo il ritmo, allora... Avete scelto il cammello? Ma sì, forse quello. Abbiamo già acceso, forse. Stiamo riscaldando. Ah sì? Guardalo! Cioè, è fantastico questo. Bianco. E anche tu? Devo ancora scegliere il nome. Ah, ok, Gianni, hai scelto anche tu? Ma si sono deciso fra questi due. No, scusa, la bianca. Ma credo che questo è quello che mi è piaciuto subito, appena ho visto la carovana. Però quell'altro mi colpisce perché mi sembra... uno tosto. Sì, il tavolato. Ho fatto amicizia, non vuoi più mordermi, grazie. Questo è Giuseppe. Anch'io, come si chiama questa cura? Giuseppe, poi vi dà un morso. Giuseppe.
Mardo, è incazzatissimo Giuseppe. Non ti piace il nome? Non ne ho più. Non ne ho più, ti giuro, non ne ho più. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hot sun beating on the big people in the big hard world. When I go to cross that river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Le guide ormai non sanno dove sono i 4x4. Sì. Tu come ti senti? Tranquillissimo. Perché? Perché non vedo nessuna cosa, motivo problematico, perché non abbiamo problemi di sussistenza, non abbiamo problemi di vicinanza, siamo molto vicini alla meta finale e secondo me le jeep sono molto vicine. Ok. L'unica mia preoccupazione è che ci avviciniamo troppo e usciamo dal deserto e io non ho nessuna intenzione di uscire dal deserto fino a domani sera. Questa è la vera preoccupazione, il resto va bene. When I saw what I had done, bound down and flew away the hours of her garden. Ecco il team cooking nel deserto. Beh, potresti dirci bravi, eh? Questa sera abbiamo un pesto. Wow. Con un trucco. Con trucco. Con trucco. Con doppio trucco. Fantastico. E fondo. E qui? Sotto. No, un sugo modello Forza Napoli, direi, eh. Questo è il sugo yam yam. Yam yam, fantastico. O meglio, sugo yam ya. Yam ya. Yam ya. No, questo invece è una cosa. Questo è una cosa siro babilonese. Turca siro babilonese, che assaggeremo. Che non abbiamo fatto noi, che hanno fatto loro. Wow, la pasta. Mettiamo il cappelluccio qui. Questo è il cappello da chef. Sì. Che rende possibile ovviamente la cucina, perché senza la luce sarebbe stato un po' più difficile. Let's go.
lì sorgerà l'alba. Ho la luna dietro di me che illumina un sacco. È un mondo incredibile il deserto. Qui è vero tutto e il contrario di tutto. E per me il benessere è questo, poter respirare quest'aria, sentire questo vento sulla faccia. Aver sperimentato quest'altro modo di vivere. Avrei voglia di abbracciare il mondo adesso. E forse anche di piangere. Quante cose ho capito in questo viaggio. Quante cose. Anche che devi sentirla col cuore. Le cose. E anche le persone con le quali lavorare e vivere, devi sentirla col cuore. Non so cosa succederà quando tornerò in Italia. Veramente non so come prenderò la vita, i nostri ritmi di nuovo lì. Sto già facendo downshifting da 3-4, probabilmente già 4 anni. E questa esperienza qui ti tocca dentro, ti fa aprire lo spirito, aprire l'anima, aprirti al mondo, aprirti alla natura. Quanta strada che c'è da fare. Fermata! Bastardo dentro, bro! È stato un viaggio che è nato un po' come un viaggio introspettivo ed è finito invece come un viaggio in cui i compagni di viaggio mi hanno offerto la possibilità di uno specchio veramente meraviglioso. E scoperte ne ho fatte veramente tante. Beh, intanto sicuramente quella che mi ha così, che non finirà qua, è la conoscenza con Alberto, che ha il mio stesso odore. E quindi in qualche modo, sai, quando incontri persone così è una rarità, quindi speriamo di riuscire a fare altro insieme, anche nella vita civile.
e ho la netta sensazione che non riuscirò a trattenere per molto tempo queste cose e trasferirle nella mia vita quotidiana. Infatti, come vedi, mi sono anche un po' bardato cercando di, nei prossimi giorni, di trattenere il più possibile. Se fai un'inquadratura ai piedi si capirà meglio anche che non voglio mollare. L'esperienza più bella è stata la sensazione di comunità con delle persone che hanno una cultura diversissima, un modo di vivere diversissimo rispetto a noi. Quindi il senso di comunità che abbiamo creato con i camellieri, che sono delle persone splendide. In alcuni momenti mi sono addirittura riuscita ad immedesimarmi in loro e non so come dire, è a capire perché vivono così, a capire le loro gioie, a capire le motivazioni che li portano a vivere in questa maniera. E per me è stato un spostare il punto di vista, uscire da quello che era il recinto che mi ero fatta fino a quel momento, e questo mi ha aiutato a capire tante cose, credo. Di aver trovato, insomma, quello che mi aspettavo da questo viaggio, la necessità di andare fuori. Tantissima felicità in alcuni momenti che non provavo da quando ero bambina. Mi affascina il pensiero di essere all'interno di un luogo che è così grande e di non poter scappare, pur essendo all'aperto, perché non sai dove andare. C'è un momento, forse anche più di uno, ma in particolare almeno c'è una volta in cui il deserto ti porta a braccetto la tua vera essenza e ti trovi di fronte a chi sei veramente. Può essere un momento di fatica passando una duna, può essere nella solitudine della notte, ad esempio sotto la luna, nel silenzio più profondo del deserto, e può essere in un momento di condivisione con gli altri. Ecco, condivisione credo che sia un aspetto fondamentale. Uno, che ho camminato uno sfacelo, cioè avremmo fatto, non lo so, 60-70 km a piedi, non lo so, e per me è quasi un miracolo. E poi l'altra cosa meravigliosa è che tutte le mie cellule sorridono. Il deserto aiuta, la fortuna che è lo stupore che non ho avuto nessun tipo di tensione, né con gli amici, né con i compagni di viaggio, neanche con i cammelli. È una cosa che veramente emoziona. Mi porta a casa una bellissima esperienza che penso di rifare, e ho scoperto che forse c'è una porta d'uscita dal giornaliero che viviamo in Italia, per cui facilmente la riproverò. Quello che mi ha stupito sei tu. Vorrei a gente che avesse avuto tanta pazienza, non me l'aspettavo proprio. E anche, devo dire, tanta professionalità, considerando che i reagenti non sono molto professionali, ma sono piuttosto superficiali e cambiano facilmente di umore, quindi complimenti. Poi per il resto mi hanno stupito le mosche, perché tante così non le ho mai viste. E soprattutto mi sono stupito io, che ho mangiato assieme alle mosche e abbiamo condiviso tutto quello che ho mangiato. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society.
society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Esto es un video, es video o es foto? No, foto, foto. Foto, ah, vale. Foto, foto. Va vicino a me, vicino a me. Pronti? Voy a hacer otra. Il rientro in civiltà è stato un po' traumatico.